Il mio primo incontro sarà con un mito, un personaggio conosciuto da quasi tutti i camionisti. E questa è la famosa Sirenetta. La mia amata Sirenetta. La Sirenetta, questo è il suo camion e questo è il suo soprannome. La Sirenetta, che dedica il suo tempo libero ai raduni, in realtà fa un trasporto veramente fondamentale. Con il suo frigo porta gli alimenti in giro per tutta l'Italia. Dietro il colore e la gioia scoprirò che Antonella nasconde un lato oscuro. Dietro un camion c'è un dramma. E un dramma incredibile. Hanno sbagliato il sangue. Quando hanno messo il sangue, non hanno messo il mio sangue. Poi incontrerò Adriano. Piacere, tutto mio. Piacere. Ma si mangia qua allora. Ecco. Uno che ha passato più tempo sul camion che sulla terraferma. Sì. Quello richiama la bandiera di Venezia, ecco. Con la spada, vedi, non col Vangelo, in tempi di guerra. Un uomo che porta i segni della sua passione fin dentro le ossa. Questa è la mia schiena. Se io dovessi cedere una di queste viti, io non cammino più. Un vero camionista costretto a convivere con una grande amarezza. Con mio figlio il rapporto non è dei migliori, né carne né pesce. Oh, fa spesso lavoro e lo fa con il suo cognato. Tra tutti i camion d'Italia ce n'è uno inconfondibile, è il più colorato, forse il più bello. Tra poco conoscerò il camionista incredibile che lo guida e insieme correremo contro il tempo per effettuare un carico che non può tardare. Ciao Antonella. Ciao. Che a mattina da farla giornata. Ciao, che piacere. E questa è la famosa Sirenetta. La mia amata Sirenetta. Ma che bella. Il mio amore. È inconfondibile. Il mio amorino. Bestiale. Una stanzetta. Cioè, la stanzetta è un salotto. Meglio invidiata. Che compatita. Ma posso... Sì, sì, prego. Mamma mia, che bellezza. Non sembra un camion, né un salotto, né una cameretta. È proprio un altro mondo. Antonella mi fa subito capire quanto questa cabina sia importante per lei. Se il mio camion non sale nessuno. Sì, che un onore gigantesco. Ma perché hai pensato così? A fare un divano. Tanto guido da sola, non voglio nessuno e tocco il sedile. Sedi, ma quelli? Tutti i regali, bene o male, che trovo o sui tergicristalli o sui gradini. Un sacco di gente ti vuole bene, poi magari tanti invidiosi, anche problemi. Meglio invidiate che compatite. Ah, ecco perché. Meglio che ne parlano, mi danno salute, divento pure più bella. È importante non arrendersi mai. Mi arrendo solo quando lo dico io, quando me lo dicono gli altri. Ma quante volte ti è capitato? Di arrendermi, di cadere. No, di cadere un bel po'. Sì. Sì. Ma tu quante ore ci passi qua dentro? Parto il martedì e torno il sabato, ma io ci starei pure 7 su 7, sì. E che tipo di trasporto fai? Io faccio alimentario, ortaggi. Quindi il frigo? Sì, col frigorifero devi rispettare le consegne, devi fare agli orari, a secondo se sono supermercati o sono mercati. E poi si deve camminare sempre. Il fresco deve arrivare fresco? Sì. E per cui noi siamo legati al tempo oggi? Sì. Ora arriviamo a Sibari. Andiamo a Sibari. Non c'è sedile, non c'è cintura. Ah già, non possiamo partire con questo, non c'è sedile. E quindi cosa facciamo? E ora ti porto con una lapitta. In siciliano si dice un camioncino piccolo. Perché la Sirenetta 2, perché c'era una Sirenetta 1? C'è una Sirenetta 1 e oggi partiremo con quella. Ah vabbè, allora siamo tranquilli. Tranquilli per modo di dire, quello del frigo è un trasporto speciale, fondamentale. Il cibo. Oggi, entro le 16, dobbiamo assolutamente riuscire a caricare a Sibari. Ma durante questa giornata io voglio anche conoscere la Sirenetta e soprattutto capire perché mi ha detto quella frase. Ma quante volte ti è capitato? Di cadere un bel po'. Sono ancora immerso nel mondo della Sirenetta quando Antonella mi riporta alla dura realtà. No, ora dobbiamo sganciare. Ti aiuto. Vuoi portarlo tu questo? Cosa questo? Tu vai avanti con questo. Io sganci i dubbi. E qua... va bene. La Sirenetta mi ha preso in contropiede. È completamente pazza. Nonostante abbiamo il tempo contato, vuole farmi capire e provare con mano cosa vuol dire guidare uno di questi colossi. Beh, cambio qua. Questo qua, poi devi schiazzare la frizione quando te lo dico io. Io non faccio quello che mi dici. Fammi da così. No. Antonella va a sganciare il frigo. È la mia prima operazione, il mio primo sgancio. Ho fatto pure tutti. A mani nude, è dura. La Sirenetta ha bisogno di un paio di guanti da lavoro. Tap, 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 tap. L'operazione si sta complicando.
Molla e freno a mano, se no non riesco a agganciare la lata. Tiro così e su così. Bravo. Ho mollato il freno a mano, capito? Solo, in cabina, alle prese con queste piccole manovre, mi rendo conto delle difficoltà di questo lavoro, fatto di piccoli dettagli e tanta precisione. Non riesco a sganciare, metti... Come alla guida, lo sgancio sta diventando una piccola impresa. Purtroppo la situazione non cambia e il frigo non si sgancia. È più di mezz'ora che ci proviamo e abbiamo un carico importante da effettuare. Decido di fare l'uomo e do una mano ad Antonella. Tiro con forza, ma non succede nulla. Io non sgancio la matta. Mettiti sul camion e vai un passo indietro, dai. La cosa più incredibile di questo primo incontro con Antonella è che lei non molla assolutamente. Si è messa in testa di farmi da scuola guida e quindi, anche se stiamo facendo tardissimo, continuerò a guidare finché non avrò imparato a sganciare sto benedetto semirimorchio. Madonna benedetta. Freno a mano. Allora questa dove la mettiamo? E che ne so? Ce la fai tu a portarla? Dimmi dove la mettere. La mettiamo dentro. Dentro! Pensavo di aver finito, ma Antonella rilancia. Se si fida, ragazzi. Non solo ho sganciato i semirimorchi, ma ora devo anche parcheggiare il camion. Vai, vai! Gira! Oh, c'ho centinaia di migliaia di euro in mano che se faccio un picco da solo mi danno per tutta la vita. Che meraviglia! Cioè, subito la manovra, capito? Ma non è ancora finita. Antonella vuole proprio farmi capire che questo lavoro è impegnativo, ma io non mi tiro indietro. Lo porto fuori. Ah, dobbiamo agganciare. La sirenetta 1 è questa. La sirenetta dirige le manovre e forse comincia a stancarsi. Ramia, è tardo. Acqua. Spigolo. In tutto questo credo che Antonella non abbia capito che quello che per lei è un semplice parcheggio, per me è una manovra titanica. Dove sono io? Qua. Cazzo, sì, Antonella. Ah, così vai là, al contrario. Ah, no, Oh, subito pratico a fare. Ma pratico sta minchia. Non è che lo faccio tutti i giorni, eh. Non abbiamo le prese delle luci. Ma dai. Sono nel mio. Non ne va dritta una, perdiamo altro tempo, ma Antonella non si scompone mai e dimostra un bel sangue freddo. Sta cavola agganciato. Oh, santo, ci vuole una tenaglia. Alla fine la sirenetta sistema anche questa e l'unico segno che porta di questa mattinata disastrosa è una piccola macchia di grasso sui suoi pantaloni bianchi e immacolati. Vai, 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 vai! Vai secco! Totale dell'operazione 2 ore e 15 minuti ed è tutta colpa mia. Forza, andiamo ad Issar. Qua l'ho agganciato io. Ti fidi di una scimmia? Sì, che mi fidi. Io guido senza scatta. Mi fido, occhi chiusi. Io amo questo rumore qua, senti. Questo qua è mio. Ci siamo, si parte. Aia, che è successo? No, un coperchio di un tombino. Affanculo. Finalmente parto con la mia folle compagna di viaggio. Poco meno di 300 km per caricare il nostro frigo. Sembra poco, ma partiamo già con più di 2 ore di ritardo. E soprattutto dobbiamo fare i conti con un imbarco e con l'autostrada più complessa d'Italia, la Salerno-Reggio Calabria. E in questo tragitto voglio anche capire chi è veramente la sirenetta e perché mi ha detto quella frase. Ma quante volte ti è capitato? Di cadere è un bel po'. Scusa, questo chi lo guida? Un autista. Quanti dipendenti hai? 15. Ammazza, 15 dipendenti. E io faccio la ginnarella per strada. Hai capito? Mi piace camminare, proprio quando... Antonella ride, scherza, sembra spensierata, ma in realtà dalla sua ditta dipende lo stipendio di 15 famiglie. Guarda che 13 anni. Da 13 anni. E da dove arriva? Con mio padre. Era camionista tuo papà? No, mio padre ha un camioncino, mio primo camion che ho guidato, che ho rubato. Sì. Come che hai rubato? 13 anni. E dove sei andata? Ho fatto un 70 km. Ma scherzi? No, no. A 13 anni? Sì, sì. E quanta becata ha ammazzato di botte? No, mio padre non mi ha mai picchiato. Poi mi hanno trovato carabinieri, no? Perché è sparita sta ragazza. E ha avuto un po' di problemi mio padre. Mia mamma se l'è venuta a prendere l'ambulanza. Una pecora nera. Da me sono 7 case e un forno. Una ragazza che fa una cosa di queste. Non è una ragazza, una bambina, aveva 13 anni. Una bambina, pesava sì, hanno 25 kg. Vabbè. Io correvo. Vabbè, sempre.
70 chilometri. Sono cose che restano. Ah, sicuramente. Senza... Nella fedina appena di tuo padre restano di sicuro. Dopo appena 2 ore con Antonella mi sento catapultato in un altro mondo. Un mondo fatto di racconti assurdi che ruotano tutti intorno ad un camion. Ma quello che sta per dirmi è ancora più incredibile e sembra l'unica spiegazione all'amore viscerale di Antonella per i motori. Ma tutto è stato colpa di mio padre, perché quando io ero piccola piangevo dalla mattina alla sera. Una sera mi ha preso dai piedi e mi ha messo a penzoloni dal balcone che mi voleva buttare. E sotto c'era solo il 2,40. Io avevo 2 metri, io dico sempre a mio padre, la colpa è stata sua. Quando mi ha rimesso su, io dice che avevo il sorriso. Da là perché hai visto il camion. E camion, io crescerò per questo. Andare a un raduno non è vuol dire perché abbiamo il camion bello, tutti quanti la vedono così, st'ignoranza. Il camion me lo sono fatta io, perché ci vivo, perché è la mia passione, perché non vado in vacanza, non vado in ferie, non faccio niente. No, niente. Niente. Ho dato una vita, la mia vita, qua sopra i camion. Non è un essere umano, non è niente, è un pezzo di ferro. Ma qua dentro è la mia vita. Anche il suo tempo libero lo dedica al camion, ai raduni, dove incontra tanta gente con la sua stessa passione e dei veri e propri fan che ogni tanto si spingono in gesti di vera e propria follia. C'è una mia fan che ha fatto un modellino in 3D che mi segue dove vado vado e gli voglio un bene dell'anima. Ai raduni io proprio mi sento viva. Io ho preferito il camion che piuttosto avere una casa. Nella realtà siamo tutti tristi. Quando passo con sto camion gli regalo un sorriso, anche alla persona più triste che sei, quella si mette a sorridere. E invece poi? Poi ho conosciuto papà di mio figlio Rosario, figlio di 19 anni. Ma pensa? È uno di 9 anni. Ma scusa, tu vai via il martedì, torni al sabato, con chi stai? Beh, Simone è ormai abituato. E invece l'altro? Ma è grandicello, sì. E vive in Calabria? Sì, sì. I martedì e i sabati io passo sempre da là. Quindi se ce lo incontriamo? Sì. Non mi aspettavo questo fuori programma. Oggi è martedì e la Sirenetta non può non salutare il figlio Rosario. Mi domando se con questa visita l'imbarco e l'autostrada riusciremo a caricare entro le 16. Qua siamo uscita Messina Bazzetta. Di qua a quest'ora si può scendere. Se non troviamo i vigili ci fanno tornare indietro e andiamo là. Qua la tratta dura mezz'ora. Invece di là la traversata dura un'ora. Tu devi sapere che Porto di Tremestieri, tu vai là e fai ore e ore di attesa. Là. L'ultima volta che ci sono andata sono stata 2 ore là. Il rischio è quello di, visto che c'ho poco tempo, visto che un'ora c'è rischio. Se mi. Ecco la polizia. Alleluia. Ora magari loro, se mi vedono scendere, ma queste che arrivano. Ah, può essere che si avvisano, sì. Con la. Ah, o addirittura l'11. Sì. Arrivare in ritardo vuol dire che ti costa l'ira di Dio. Certo. Per risparmiare mezz'ora di traversata dobbiamo imbarcarci entro le 12, prima che scatti il blocco per i mezzi pesanti nel porto di Messina. Ma ci restano veramente pochi minuti. Pochi minuti che possono costare cari. Ciao bella, hai staccato di sempre i soldi, capito? Dobbiamo arrivare in porto alle 12, ma questo semaforo sembra si sia bloccato sul rosso. Pazzo, questo è il semaforo più lungo del mondo. Verde. Ciao bella, buona vedi. Questi qua ci sono tanti nomadi qua in quest'angolo, no? Tempo fa una macchina mi ha tamponato un po' il camion. Siamo fermati qua e questi qua mi hanno buttato a terra, no? E mi davano. Sì, sì. Mi volevano picchiare, che loro dicevano che non mi volevano fare l'assicurazione. Passavano i camion, nessuno si è fermato. Ma nessuno pezzo del bravo Cristiano. Sono arrivati tutti i marocchini che ci sono qua in giro. E sono arrivati loro e ti hanno protetto. Sì, sì, sì. Antonella riesce a raccontare un tentativo di pestaggio come qualcosa di divertente. Sembra infatti che la sfiga sia altro, come ad esempio rimanere in fila all'ingresso del porto con il rischio di perdere il traghetto, il carico e la giornata di lavoro. Spero che fanno il biglietto. Il passaggio è strettissimo, il camion ci entra a malapena. Nonostante i minuti contati, Antonella sembra tranquilla. No. Ormai è mezzogiorno, ci controllano il biglietto. Buongiorno. Grazie. Ed è fatta. Finalmente la Sirenetta è in mare. Buongiorno. Questo è quello che viene chiamato trasporto intermodale, ovvero la gomma su nave. Questa è una bagnarona. Vai tutte le settimane? Sì, sì. Ogni quante volte?
in media ti rimandano in gara? Più di una volta. Ah, diverse volte? Mandare là tre mestieri, fare un'ora di traversata e fare due ore di fila, tu già ti sei mangiata tre ore. Quando c'è stato l'inizio delle ore di impegno, qualcuno qua della Sicilia voleva che magari gli veniva dato un po' di spazio in più, ma cioè, la legge è uguale per tutti. Tu devi sapere che un camion che parte dalla Sicilia vuoto, solo di spese, ci vogliono 2.400 euro. Gasolio, andata e ritorno. La nave e l'autostrada. Queste sono 2.400 euro. Per partire un camion. Per un attimo non voglio pensare che per un autista fare tardi significa buttare via almeno 2.400 euro. Questo è il costo che nessuno ripaga per un trasporto che non arriva in tempo. Ma ora voglio sapere di più della vita di Antonella. Qui c'è il papà di Simone, il tuo socio? Sì. Purtroppo ci sono cose che cominciano come le favole e poi finiscono come le... Come le tragedie di Shakespeare. Sì. Io penso che se hai pianto un fiore lo devi coltivare. E invece lui niente. Va bene così. Guarda che bello il mare. Non è sempre, non va sempre bene così. Va bene così. Sai, ma tu te rendi conto, pantalone? Grazie. Oggi, mentre... Ma è sempre così, però... Anche te metti i pantaloni bianchi. Che mamma, la tuta, sempre così. Stiamo per sbarcare. La traversata l'abbiamo sfangata. Ora ci aspetta la Salerno-Reggio Calabria. Calabria! Oi, Gumbaruzzo, Dizzu, cane Dizzu! Ora, pedalare! Sì, ma siamo in ritardo. Col camion si è sempre in ritardo. Sì. Qualche assalto, si è fermato lui. Parliamo di tempo e manco farlo apposta troviamo il passaggio bloccato da un camion. Non da facile. L'altro autista prova a spostare il suo tir, ma c'è veramente poco spazio. Grazie. Questa è la Calabria, vedi? Hai capito? Per la sirenetta ogni sfiga può diventare qualcosa di positivo e lo stesso vale anche per un'autostrada come la Salerno-Reggio Calabria. Ma questa è bella, qua uno insegna a guidare, perché se non sei bravo a guidare qua... Ah, c'è in do uolo! Vedete perché siamo in questo paese, c'è corsia, là siamo tutti bravi, tutti ogni camion a guida. E così Antonella apprezza i dislivelli dell'asfalto. Ahia, la Calabria è bella proprio per chi... Non critica le corsie in meno, ce n'è solo una stretta. Ma si stanno impegnando, stanno lavorando tantissimo. Mannaggia. E infine non disdegna nemmeno le deviazioni a sorpresa. Vedi, questa per esempio la settimana passata non c'era. Devi stare attenta, in Calabria è bello è questo. Antonella è tutt'uno con il suo mezzo, non si distrae mai, anche se sembra scanzonata, e sicura anche su una strada difficile come questa. Ripenso però a quello che Antonella mi ha detto all'inizio del nostro viaggio e a una frase che ho letto sul suo camion. Il mondo degli umani non tanto mi piace, quindi vivo con loro, con lei e con l'altra lei. Tu sali sopra e gli racconti? Sì, gli racconto tutto, sì. Sono cresciuta sola, troppo sola. Di me non si è mai preoccupato nessuno. Se mi sono caduti i bancali addosso, sono stata 9 ore in ospedale, io gli dico io me ne vado. No, tu non ti puoi andare perché ti chiami carabinieri, io me ne vado. Bacino, coste, 3 coste fratturate, un macello. Io mi sono messa sulle mie gambe perché il camion era carico. Sono andata, sono scesa fino in Sicilia. Ma scherzi? Sì, no. Vero? Ma scusa, l'hai chiamato? Ma il camion a portare. Ma tuo compagno non guida camion, tuo ex compagno? Sì, certo che guida il camion. Non potevi chiamare lui, dice, oh, sono qua in ospedale, vieni a prendere il camion. La 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 la, dolce candice. Io sarò sempre su poca, magari senza denti, perché poi magari allora avrò perso pure i denti. E sempre farò on. Antonella sdrammatizza anche di fronte ai ricordi più dolorosi. Non mostra mai una debolezza. Ma c'è stata una volta in cui anche lei ha dovuto cedere. Quando ti dicono tua mamma a maggio muore, 3 mesi ti danno di vita. Così ti hanno detto? Sì. Là, allora sì, dice ormai non c'è più niente da fare. Lei l'unica cosa che io l'ho vista da viva, sono andata a salutarla. Lei parlava poco. Lei mi ha fatto... Ciao Antonellina mia, non scendere dal camion, non ti arrendere figlia mia. Queste sono le ultime parole che mi dico. Io è scalata la montagna, io sui specchi con l'olio scivolavo, cado a terra, ma io mi alzare e torna. Ma quando mai? No, non mi fermo.
Ma manco si chissà chi. Mi fermo quando dico io. Quando dico io allora sì. Questo lavoro, il lavoro della sirenetta, è così, non ci si può fermare mai, soprattutto oggi, con un carico da effettuare e poco più di 2 ore a disposizione. Prima di arrivare in ditta però abbiamo un appuntamento molto importante da rispettare. E una cresciuta sulla strada come Antonella, dove poteva incontrare il figlio? Ma tuo figlio dove ci aspetta? A Rugliano, proprio all'uscita. A 2 passi dal casello. Rugliano, stazione di Rugliano. Stazione di Rugliano, stazione di Rugliano, a preparare i biglietti. Rosario però non si vede, mentre il nostro tempo continua ad accorciarsi. Dove sarà? Le 2. Lo so, è tardi. Hai visto? No, non ho visto ancora. Non sarà qua da qualche parte. Dopo più di 10 minuti di Rosario nessuna traccia. Antonella è perplessa. Vediamo se c'è da qualche parte, arriverà. Eccola là. Ce l'abbiamo fatta. Eccoci. Rosario. Piacere grande. Ciao Marco, piacere. Io. Rosarino. La vita del camerista l'hai subita o sei contento? Un po' subita. Da vita. Ora ho paura di prendermi la patente perché ti sono preso un camion. Ci ti piacerebbe? E vai a lavorare con mamma, scusa. Ma dove deve andare? Che deve fare? Non ti piacerebbe? Ma non è una bella vita. Ma come no? Ma se te parli solo di questa vita qua, ma che cazzo? Ma mi piace, però lui ma no. Ma piace, ma che ne sai se non gli piace, scusa? Gli piacerà, però non è una bella vita. Ma è una bella vita o fa cagare? È una bella vita perché è bella, però per lui non voglio che la fa. Ma perché no? Che devi fare su un camion, buttare sangue? Ma se tu, bambini, sono 4 ore che mi scassi la wallera. Di quanto è bello il camion, di quanto è bello. Ma per mio figlio. Sei un controsenso, cazzo. La stessa, se lui ci sale sopra, no? Io lo so, lui non ne scende più. Perché è uguale a te. Cioè, ma come fai a far cambiare idea ad Antonella? Cioè, è impossibile. Antonella ragiona così, cioè ragiona che se sceglie che deve andare da A a B, deve andare da A a B. Antonella si è allontanata un attimo, così posso stare qualche minuto da solo con Rosario e magari scoprire qualcosa in più della mamma. Ma è stato lui. E che alla fine questo lavoro un po' ti ha tolto tua mamma. Cioè un po' te l'ha... Un po' me l'ha rubato. Un po' te l'ha rubato. Cioè, ti sei sentito diviso col camion? Ah, io all'inizio lo odiavo proprio questo camion perché... Ma poi man mano si cresce e cambia, ho capito tante cose. Perché lei è felice così. Tu non solo lo odi, mi dici no, io vorrei fare quel lavoro lì. Sì, perché poi più crescevo, più capivo che mi appassionavo. È probabilmente quello che ci hai detto. Questa è la sua corazza, il suo camion. Perché questa corazza non la può tradire. Non parla, non risponde, non la giudica. Il nuovo camion, non a caso, non ha 2 posti. Ce n'è solo uno. Cioè, lei da tanto, però non vuole niente in cambio. Mi faccio pensare che le delusioni sono state tante e la paura di essere delusa da un aiuto esterno è una terrorizza. La terrorizza. È la delusione del nostro aiuto. Cioè, lei dice, tutte le volte che mi sono fidata, ho pagato. Però le persone sbagliate che chiesto aiuto se la cerca da lei, quella che non ci capire io. Lei è proprio tu, non l'hai appena descritto. Però tu l'hai capito in 5 minuti, io ci ho messo tanto. E che lei ha sempre questo sorriso che nasconde tutto il disastro. Sono una maschera. Si nasconde nel senso buono, è uno scudo. Io sono orgoglioso di averlo. È tipo un bel eroe. Sì. Lui lo sa come sono io. Purtroppo. Purtroppo. Ci salutiamo. L'incontro si è prolungato e ora ci rimane poco più di un'ora per arrivare a Sibari. Poco più di un'ora per fare i 92 chilometri che ci separano dal nostro carico. Rosario è proprio carino. Chissà da chi avrà preso. Io sono rude, fatto camionista. Ma per una donna è pericoloso fare sto mestiere. Una donna si sceglie di fare questo lavoro, sa le conseguenze. Quasi violentata nel bagno all'autogrilla. E che cazzo hai fatto? Io sono andata in bagno e nella porta dell'autogrill manca un pezzetto sì, sotto. So. E questo qua a un tratto mi acchiappo le gambe, sfondano la porta, la luce si sono spente. Ma chi sono? Non lo so. Sono scappati perché poi è arrivata una signora e messa a gridare. E si supera la paura così.
All'inizio è stata brutta. Là, là si può parlare di paura. E lì pensi di smettere? No, ma non mai. Andiamo mai in un bazooka quanto prima a capo, portate le mani. Non manca molto, ma fra 20 minuti saremo fuori tempo massimo per caricare. Sembra impossibile, ma nel poco tempo che ci resta, Antonella mi confida l'unico momento della sua vita in cui ha ceduto e in cui ha pensato veramente di non farcela. Quando è nato Simone, con il cesario, è andato male qualcosa. E hanno messo del sangue. Io ho avuto problemi. Aveva 9 mesi, sì, 9 mesi aveva, quando si è spenta la luce a un tratto. Non ho visto più niente. Ma così? Così. Madonna, che incubo. Hanno sbagliato il sangue. Quando mi hanno messo il sangue, non hanno messo il mio sangue. Ma possibile? Sono stata là 3 mesi e mezzo, attaccata a una macchina. Il sangue entrava di qua, usciva di là da una macchina, lo lavava. Per ripulirlo? Sì. Ma la paura tua qual era? Che non a parte vedevo... rimanere al buio, certo. Non vedere più la Simone Rosario, andare col camion, essere... Non vedevi più la luce, non mi vedevo allo specchio, non vedevo più niente. Ho cominciato a dimagrire, mi sono lasciata andare, non volevo più nemmeno vivere. Ma poi piano piano mi è venuta la vista, cominciavo a vedere un po' appannata, delle chiazze negli occhi. Beh, è stato solo un miracolo, è stato solo... Tanto sì che quando poi sono tornata, che ho preso la vista, la prima cosa che ho voluto fare è andarmene col camion. Che quando sono stata in quel bellissimo ospedale non c'è stato nessuno. In quei momenti là ti accorgi che non c'è veramente nessuno, nessuno che ti tiene alla mano, dice dai, ce la fai, nessuno che ha niente. C'hai paura di risoffrire, per cui ti arrangi da sola. Siamo alla fine del nostro percorso, a pochi chilometri dalla ditta, con un frigo da riempire e pochi minuti ancora a disposizione. Per la sirenetta non c'è spazio per il dolore, non può fermarsi perché questo è il suo lavoro ed è così che va svolto. E anche oggi sembra che ce l'abbia fatta. E siamo qua. Incontriamo il titolare della ditta. Sarà lui a dirci con quale merce verrà caricato il nostro frigo. E adesso che carica? Dopo caricare la merce, però forse non riusciamo a caricarla. Ah no, Guarda come te guarda, questa è già ha ragione, purtroppo è così, questo lavoro è un pochino particolare. Già, il lavoro è proprio questo, sacrifici, il rischio di perdere il denaro, una lotta contro il tempo che spesso non ripaga. Tu penso qua, sei qua, ferma, domani carichi e domani parti. Ma il lavoro del frigorifero è questo qua, non è che a tutte parti, quando tu arrivi scarichi, carichi e parti. Ammazza. Pure questo c'è. Tu qui perdi tutta la mezzogiornata. Grazie mille. A te. È stato veramente un piacere. È stato un grande piacere. Allucinante, perché oggi siamo partiti stamattina. Carica, fai, brin, siamo in ritardo, dai, no, il traghetto, no. Bravo. Non passiamo su perché sennò rischiamo di fare 2 ore, perché se i vigili ci vanno giù perdiamo 3 ore, no. Poi non riusciamo a prendere il traghetto, figo, andiamoci. Arrivi qui, non c'è carico. Non c'è carico. Cioè, allucinante. Questo è il lavoro. Un attimo, mi viene in mente di, se mi posso permettere, un consiglio da fratello maggiore, no? Fidarti un po' di più e a riprendere a chiedere aiuto. L'ho chiesto aiuto, non me l'hanno dato. Ma chiedi alle persone sbagliate. Questo è un po' il tuo karma. Ti rivolgi sempre alle persone sbagliate. Tutti io, trovo degna antennina che no, c'è. No, tutti io. Perché lo so che qua ti rifugi un po', no? Ha ragione tuo figlio, sai cosa mi ha detto? Ho detto, qual è uno dei pregi di tua mamma? La prima cosa che mi ha detto, sai qual è? È un supereroe. Allora ci ho pensato, no? Ha ragione, sei un supereroe che si veste con un vestito, che è il vestito della sirenetta. Entri qui dentro, questo è il tuo vestito, da supereroe. Sei lì e sei un po' protetta da questa cosa qua. Impara a chiedere aiuto. L'ho chiesto. Ma no, la riprendi, ci sono le persone che ti danno una mano. La maschera del supereroe. Così ti proteggi pure così, capito? Gli occhi è meglio non farli vedere, tanto. Ma no, invece sì. Grazie. Di tutto. No, grazie a te. Tutto ciò che la fa soffrire lo nasconde dietro una risata. Forse meriterebbe di più di non dover dimostrare a tutti i costi di dovercela fare perché è una femmina. È un inarrestabile.
L'appuntamento di questa mattina è con Adriano. Sono molto incuriosito, perché invece di aspettarmi all'interno di un'azienda, mi ha dato l'indirizzo di casa, ed è proprio a casa che parcheggia il suo camion. Grande piacere. Ciao Marco. Piacere è tutto piacere. Mio. Come andiamo? Bene, bene. Ah, ma si bagna qua allora. Ecco. L'appuntamento di questa mattina è con Adriano. Sono molto incuriosito, perché invece di aspettarmi all'interno di un'azienda, mi ha dato l'indirizzo di casa, ed è proprio a casa che parcheggia il suo camion. Grande piacere. Ciao Marco. Piacere è tutto piacere. Mio. Come andiamo? Bene, bene. Ah, ma si bagna qua allora. Ecco. Sì, questa è a casa tua? Sì. Ma che parti da casa generalmente? Sì. Questo è il tuo oppure... Questo è il mio, che uso io personalmente. Il foro di Venezia. Il nostro simbolo. Sì. Quello richiama la bandiera di Venezia, cioè... i tempi... Sì. Con la spada, vedi, non col Vangelo. I tempi di pace, i tempi di guerra. Adriano ha proprio l'aspetto del vero duro, che non ha tempo per le tenerezze, ma sono bastati 5 minuti del nostro incontro che mi apre le porte di casa e ci tiene soprattutto a sottolineare una cosa. Me la sono costruita da solo. Ah, l'hai costruita tu? Sì, sì. Mio padre, io nasco figlio di contadini. Ah, lui faceva il contadino? Sì, sì. Prima di salire sul camion facevo il muratore. Dall'età di 14 anni fino ai 22 mi sono costruito questa casa. In un anno siamo riusciti a portarla al tetto, io e mia moglie. E la prima volta che ci hai dormito dentro? Senza porte. Dopo che mi sono fatto il culo per farmi la casa e dopo aver fatto 30 anni di camion, a un certo punto la schiena ha detto ti saluto e buonanotte. Questa è la mia schiena. Ammazzo, ma scusa, tutto con dei ferri. No, vabbè, aspira un sacco. Tutto è imbulonata, se non lo sto bene. Se dovessi cedere una di queste viti, io non cammino più. Non ho mai pensato di non poter più correre in camion. Cioè, neanche mi è mai passato per la testa. Sono stato giù dal camion per 3-4 anni e dopo sono ripartito. Sempre contro il parere dei medici, mi hanno detto guai a te. È proprio il caso di dire che Adriano sul lavoro è uno che si rompe la schiena. Così, anche se il medico gliel'ha vietato, partiamo insieme per un'altra giornata che metterà di nuovo a dura prova il suo fisico. Questa è la tua seconda casa. È quasi la prima. Per un camionista con una colonna vertebrale come quella di Adriano, il primo obiettivo è riuscire ad arrivare a fine giornata. E oggi la lista degli impegni di Adriano è veramente spaventosa. Adesso andiamo su Garda, dopo ne abbiamo una a Codogno e una a Piacenza. E dopo abbiamo un ritiro a Rozzano, a Milano. Quanti anni che guidi? 40 anni ormai. 40 anni, è una vita diversa. È una passione. Se tu non hai passione non puoi fare questo lavoro. Perché qui ti alzi alle 2, alle 3, non vai a casa, subisci ritardi. Cioè, non è come stare a casa, spegni la luce e finito, no. Qua c'è l'azienda. Arriviamo nella prima azienda della lista, una fonderia. Sono curioso di vedere come lavora Adriano, perché mi domando come possa fare ancora il camionista dopo 40 anni e con una schiena come la sua. Il mulettista fa tutto rapidamente. Adriano si limita a seguire le operazioni e appena finito noi ripartiamo per la seconda consegna. Quanti dipendenti hai, Adriano? 3. Dura? È dura. Quasi il 50% va in gasolio. Ogni mattina ti alzi, devi tirare fuori i soldi per lavorare. Ma che cazzo di sistema è? Arriva la crisi. Io in piedi ho 300.000 euro di soldi che avanzo. Io la mia casa l'ho fatta con i miei sacrifici, senza fare debiti. Adesso ho un'ipoteca su. Hai l'ipoteca sulla casa?
qualcosa per salvare l'azienda. Che paradosso, Adriano. I camion sono la causa dei suoi debiti e delle sue preoccupazioni. Al contempo, però, è proprio il camion l'unica cosa con cui riesce a trovare pace. Io quando salgo in un camion sono un'altra persona. Non penso più ai problemi che ci sono. Lavoro. Tante volte mia figlia mi dice: tu non sai che ha chiamato la banca, ha detto che... Non me ne frega un cazzo. Seconda azienda. Io dopo la sveglia alle 5 e poche ore di camion sono distrutto. Stanchezza. Adriano, no, riparte come se nulla fosse, come se non avesse una schiena completamente a pezzi. Ma scusa, tira la sua braccia, che te ne frega del muletto. Mi domando se anche lui ogni tanto non abbia qualche cedimento. Capita però la giornata che c'hai le palle che girano o i problemi che ti assillano. Cioè, il giorno che hai dovuto ipotecare la casa... Lascia stare. Ecco, la tua testa com'era? Un casino. Mi succede qualche volta di dovermi fermare perché non riesco a essere lucido. Adriano è razionale, granitico. Io ripenso a quelle lastre e lo vedo fare un movimento molto pericoloso. Tutto d'un pezzo, ragazzo. Adriano ragazzo. È proprio un ragazzo. Ha questa corazza, no, che si porta dietro. Deve far per forza vedere di essere un uomo, di non aver bisogno di nessuno, di non avere bisogno di chiedere aiuto. I medici gli hanno detto: tu non puoi più stare su un camion perché c'hai la schiena a pezzi. Se si rompe quel bullo lì, finisce su una sedia a rotelle. E lui niente, avanti. Il bisogno di stare con se stesso in camion è probabilmente proprio l'idea di non dover chiedere niente a nessuno, perché è solo. Ci mancano due consegne e un ritiro. Siamo in orario e la schiena di Adriano ancora regge. Non siamo neanche a metà. Io sono morto, tu sei riposato, guarda. Sei fresco come l'abitudine. Dobbiamo ancora partire. Ripartiamo verso la terza destinazione. Il prossimo scarico è in una logistica, ovvero un magazzino dove vengono smistate le centinaia di migliaia di merci che tantissimi camionisti vi portano. È un luogo gigantesco, un labirinto di scaffali altissimi. E adesso dovevi? E questi sono i tuoi. Ok. Cioè, ci siamo portati in giro. Per me è la prima volta in un posto del genere. Voglio vederlo, vedere come funziona. Insomma, perdo tempo. Ah, questi sono i tuoi? Sì, tu. E qui arrivano e poi vengono smacciati e portati in consegna con i corrieri. Pazzesco, che mondo. Quanti posti hai visto così nella tua vita? Non si riesce a contare, però praticamente è la routine di tutti i giorni. Tuo figlio che sta in organizza questo, organizza il viaggio, vai a ritirare questo, vai a ritirare quello. Sì, diciamo che lei fa una parte. Lavorare con papà è difficile perché è un carattere un po' duro. È una famiglia abituata al lavoro e poco ai sentimenti. Magari ti risponde male, come se certe cose dovessi saperle a prescindere. Diciamo che a me il camion non frega niente, ci capisco anche poco. Però cerco di impegnarmi e trovare soluzioni o cercare di far andare avanti le cose. Ha attraversato un periodo, si prende una pastiglia per dormire, perché lei non ha... Io sono più freddo, più riesco a sopportare di più, ma lei è giovane. Cioè, mi sento talmente in debito, nel senso a livello morale, che non riesco a dirgli arrangiati. Io domani vado a trovarmi un altro lavoro, mi faccio le mie 8 ore e sono a posto. Cioè, preferisco continuare sta pena, diciamo, con lui. La figlia di Adriano, pur di non mollare papà, fa un lavoro che non ama. Ma in famiglia non si sono comportati tutti così e scopro che Adriano porta con sé un grande dolore. Mio figlio è più bastardo. E lui non è freddo il caso di... Lui ha detto, vendi la casa... Ah, ma dai! Ma sei deficiente? La casa, quella casa lì, la sei costruita. Non l'ho fatta io, non esiste, mi dava una mano.
po' correva, un po' faceva il traffico, lo organizzava. Quando ha visto che la sorella gli ha soffiato il posto, ha detto tu monta in camion e pedala, e invece lui ha preferito andarsene. Però fa lo stesso lavoro perché lo fa con suo cognato. E così Adriano ha un figlio che non lo ha seguito, addirittura l'ha mollato per fare lo stesso lavoro con qualcun altro. Ma dietro questa separazione forse c'è qualcosa di più difficile. Con mio figlio il rapporto non è dei migliori, né carne né pesce. Cioè, quando tu hai delle aspettative sul figlio e ti trovi che a un certo punto lui cambia, ti crolla un po' il mondo addosso, no? Non ho mai parlato con lui di questa cosa, proprio per non farlo rimanere per forza, perché come la vedo io, o rimani per tua scelta o non rimani, vai pure fuori dai maroni, è finita. Il tempo scorre e nelle poche ore che ci separano dalle restanti tappe scopro la vita di Adriano e scopro che con il figlio più di una cosa è andata storta. Con tuo figlio ti sei scontrato. C'è una storia che non vorrei mai andarla a toccare perché mi fa stare troppo male. Cioè? Io gli avevo comprato un bar, mi lascia indietro qualche rata di affitto, qualche fornitura, e lì comincia a puzzarmi un po' la faccenda. Un giorno trovo un amico in piazza e mi fa: come va? Beh, insomma, potrebbe andare anche meglio. Immagino, mi fa questo qua. Continua? Finisce il discorso. Immagini cosa? C'è tuo figlio che tutti i giorni batte la carta. Va a giocare. Va a giocare. E volano fogli da 100.000. Che hai dovuto chiudere il bar? Allora, l'avevo speso 300 milioni a comprarlo. Era anche in dire. L'ho venduto per 200 per liberarmene. E 100 milioni più quello che lui aveva lasciato indietro. Lì mi sono incazzato, ho detto adesso io prendo un altro camion, monti il camion e corri finché perde le ruote. Devi essere forte per superare certi momenti, se no... Ma è difficile, eh. Tutto è difficile, soprattutto il lavoro di Adriano, perché ci sono ancora due ditte da raggiungere e orari da rispettare. Io sai che non ho capito le pause... Qui mi dice tutto da quanto siamo in movimento. Quando arrivano le 4 ore e un quarto, comincia a lampeggiarti qui una T. Hai un quarto d'ora di tempo per trovarti una posizione per metterti in pausa. Ah! Fai una pausa di 45. Per cui devi guidare 4 ore e mezza, fai una pausa di 45 minuti. E dopo fai altre 4 ore e mezza. Quindi 9 ore al giorno. 9 ore. Tra poco avremo esaurito le prime 4 ore e mezza di guida e dovremo andare in pausa, per forza. Prima però dobbiamo raggiungere la prossima ditta e non ci devono essere complicazioni. Adesso qui stanno asfaltando, figurati quanto ne passerà di tempo. Adesso è cominciato a lampeggiare la T. Sì. Il tachigrafo. Per cui non hai più tempo. Adesso abbiamo 4 km all'uscita. Dopo l'uscita abbiamo ancora 5 minuti. Cioè, quindi hai 2 minuti di scarto. Per dirti, vedo la fabbrica là, mi fermo perché mi mancano 2 minuti. Tu 2 minuti, mi dai 150 euro e siamo a posto. Ti prego 2 punti di patente. Cioè, da adesso... sono in multa. Smuotiti. Cronometro. 20 secondi. Ma qui non potresti fermarti. No, ma neanche prima di adesso. Ormai abbiamo sforato i tempi di impiego. Se Adriano viene fermato rischia 250 euro di multa e 2 punti di patente in meno. 3 minuti fuori. E adesso man mano che rallenti vai a perdere. Ah, certo. L'economia di un'azienda è basata sui minuti proprio. 5 minuti. Siamo vicini alla ditta, ma l'indirizzo è introvabile. Come si chiama la ditta? Non so. Via Cherchi, destra o sinistra? È tutta via Cherchi. Da dove incomincia? Secondo me di qua. E togliti dai maroni. Via Cherchi. Questo è 21. Andiamo fino a fare il giro. Signore, benvenuto. Adriano è già fuori tempo massimo e al limite per la consegna. Per la prima volta in tutta la mattinata lo vedo perdere la calma. Madonna. Due. Come fa a essere due che sono tutti dispari di là? Tre, quello lì è, guarda. No, è già cambiato il nome. Qui siamo il numero che non c'è.
7 minuti. Dovrebbe essere questo. Questo qua. No, uno. Eccolo qua. Ora che siamo arrivati, c'è da giustificare la nostra mancata pausa. Il resoconto di Adriano potrebbe non essere sufficiente a risparmiargli una multa e dei punti. Sottoscrivi praticamente? Impossibilitato a fare la sosta in quanto fermo in tangenziale a Piacenza per asfaltatura. Sì. C'è altro da scrivere? Il tempo è comunque prezioso e ora che siamo arrivati c'è da scaricare, subito. Sono elettrodomestici, molto pesanti. Con la schiena in quelle condizioni nessuno consiglierebbe ad Adriano quello che sta per fare. Il peso di questi imballi è enorme. Adriano potrebbe rimanere paralizzato. Se dovessi cedere una di queste viti, io non cammino più. Adriano non si ferma. Ad ogni movimento rischia tantissimo. Rimane solo un imballo. È pericoloso insistere, ma lui non si arrende e alla fine ce la fa. C'è questo orgoglio che lui deve farcela. Secondo me lui deve arrivare. A costo di un minuto in più o un minuto in meno. C'ha il terrore di non arrivare. Questa è la verità, è questa. Nonostante i rischi di lasciarlo paralizzato, la schiena non è il più grande disagio di Adriano, ma il figlio con il suo vizio per il gioco. Però forse vale la pena parlargliene. Ma lui sta bene così. Cioè, ma non sta bene così, dai. Ma ogni tanto. Secondo me la vive di merda. Ma devi responsabilizzarlo. Adriano, perché quella lì è una malattia, quella lì, se è quello il problema, quella lì non si risolve. Un discorso così va affrontato con uno psicologo. Prego. Arrivano i piatti e non riesco a fine di parlare con Adriano. Purtroppo sarà difficile che il mio compagno di viaggio si apra ancora. Io ho questa idea di Adriano che in realtà voglia, cioè sia legato alla famiglia, tantissimo legato alla famiglia, e che il disastro che gli ha combinato il figlio in realtà sia una sconfitta sua. Guarda, vedi i due leoni al suo? Mi sembra il caso, capito, che ci ha portato qua. Ah, sì. Manca l'ultima ditta. Nel tempo che mi rimane vorrei sapere qualcosa di più di Adriano, ma lui sembra voler mantenere il suo ruolo da camionista rude. Ma non c'hai paura? No. Non ti viene mai paura di niente? Non si può aver paura. Non vuoi aver paura. Manca l'ultima ditta. Nel tempo che mi rimane vorrei sapere qualcosa di più di Adriano, ma lui sembra voler mantenere il suo ruolo da camionista rude. Ma non c'hai paura? No. Non ti viene mai paura di niente? Non si può aver paura. Non vuoi aver paura. Come si può aver paura? Ci saranno delle paure, perché poi alla fine le paure sono abbastanza normali. Le prime volte non è che non avessi paura. Anzi, stavo male, non riuscivo a reagire. E dopo, come si dice, a forza di bastonare l'asino, fa la schiena dura e non ci fai più caso. E forse è il sistema migliore per affrontare i problemi. Diciamo che mio papà è una persona che non dimostra l'affetto che ha, però so che mi vuole tanto bene. Non lo dimostra perché alla base è una famiglia di contadini. E diciamo che una volta venivano, diciamo, tirati su un po' allegnate, diciamo così. Siamo arrivati, in orario, pronti per il carico. Era vuoto, l'abbiamo vuotato. Adesso si deve cominciare in piedi. Abbiamo finito, non c'è quasi nulla da fare, ma Adriano ancora mette a rischio la sua schiena. E di nuovo un'altra volta, sembra che non ci sia proprio nulla che possa fermarlo. È stata una bella esperienza incontrare Adriano. A me il physique du road del camionista, cioè, c'ha questa forza dentro, questa capacità, lo sguardo, no, di superare qualsiasi ostacolo. Però poi la sua forza è quando sorride, quando ride c'è questo, quando si lascia andare. Questa risata che ti fa capire che è umano. È finita. Ciao Adriano, è finita.
È stato un grande piacere. Rimboccandoti le maniche hai sempre ottenuto quello che volevi raggiungere. Con fatica? Sì, sì, sì. Hai salvato un'azienda. Speriamo. Sei troppo onesto, sei troppo lavoratore per fallire. Cioè... Però a volte può anche non bastare, ricordo. No, però tu ce la fai. Azzo, sei ragazzo. Fa attenzione con la schiena. C'è un fracco di gente che ti vede con la schiena, lo sai. Lo sai. Mi piacerebbe che riuscissi a parlare con tuo figlio. Ma guarda che ne ha bisogno anche lui, sai. Guarda che è un soggetto. Beh, ma mica scherzi anche tu, eh. Ciao, buon vedremo. Ringrazio. Probabilmente avrebbe voglia di lasciarsi andare e far capire che anche lui ha dentro delle paure, delle sofferenze che non le tira fuori perché non se lo può permettere. Deve sempre andare avanti e deve dimostrare di essere un vero inarrestabile.